Ringrazio tutti i consiglieri qui presenti perché si sta aprendo una discussione importante per la città. Come sappiamo tutti, il bilancio previsionale è lo strumento più importante di cui si dota l'ente locale per poter realizzare quelli che sono i programmi e i progetti sulla città. Ed è un documento autorizzatorio e quindi consente poi alle strutture competenti di impegnare le risorse e di fornire servizi, beni e quant'altro ai cittadini. Oggi viene sottoposta quindi all'Assemblea Capitolina il bilancio di previsione che, come prevede la norma, abbraccia un triennio, quindi dal 2017 al 2019. È il primo che viene presentato da questa amministrazione. Vorrei innanzitutto sottolineare ancora una volta che la Giunta Capitolina ha adottato il presente schema il 15 novembre, entro i termini previsti dalla legge. Grazie a questa circostanza inconsueta per la città di Roma, ci sono i tempi per consentire a tutti voi consiglieri e rappresentanti dei cittadini di raggiungere un risultato che mi permetto di definire storico. L'Aula Giulio Cesare ha la possibilità di approvare il bilancio di previsione entro la fine dell'anno, come non accade da almeno un decennio nella nostra città. Un vero bilancio di previsione, quindi, i cui stanziamenti potranno essere impegnati a partire dall'inizio dell'anno solare a cui esso si riferisce. Sono certo che nessuno di voi, pur nella legittima dialettica che deve caratterizzare la sessione di bilancio che si apre oggi, voglia farsi sfuggire questa opportunità. Per questo ringrazio la Commissione Capitolina al bilancio che ha affrontato l'analisi del documento con un serrato programma di sedute, 11 riunioni congiunte in 6 giorni che hanno coinvolto tutti gli attori istituzionali per inaugurare quello che il Presidente della Commissione Marco Terranova ha definito un metodo innovativo di costruzione del bilancio, basato su trasparenza, confronto e attenzione alle esigenze di Roma e dei cittadini. Venendo ai contenuti del bilancio, vanno evidenziati i vincoli all'interno del quale ci siamo costretti ad operare. E questa è una risposta al consigliere Corselli, ci sono dei vincoli e delle esigenze che abbiamo dovuto affrontare. Vincoli di finanza pubblica, rispetto del piano di riequilibrio triennale previsto dal decreto Salva Roma, limiti imposti da una spesa corrente ingessata a causa del peso dei contratti di servizio, l'ennesima contrazione dei trasferimenti statali e regionali per circa 40 milioni di euro, al netto ovviamente del venir meno quindi dei fondi giubilari e di quelli per il referendum, nonché una contrazione rilevante delle entrate correnti. Ma pur all'interno dello stretto perimetro in cui può muoversi l'amministrazione, abbiamo comunque voluto dare alcuni segnali della visione della Giunta Raggi, che si dispiegherà completamente nei prossimi progetti di bilancio e auspicabilmente in parte già nel corso del prossimo anno. Nessuno deve rimanere indietro, è una delle priorità di questa amministrazione, unitamente alla lotta agli sprechi. Per questo, nonostante i vincoli sopracitati, abbiamo deciso di privilegiare l'attenzione ai territori, alle periferie e ai servizi sociali. La razionalizzazione della spesa e la riduzione delle tariffe a partire dalla Tari sono segnali che abbiamo voluto già dare con questa programmazione. Infatti riteniamo che i romani paghino già troppe tasse per sostenere quel mostruoso debito ereditato dal passato. Allora, entrando nel dettaglio, vorrei analizzare quelli che sono gli aspetti più rilevanti del progetto di bilancio. Cominciamo con i vincoli che ho richiamato. Allora, il primo è quello che riguarda il piano di riequilibrio. Allora, ai fini del rispetto del piano di riequilibrio, dal 2016 a regime, quindi, la spesa strutturale di Roma Capitale
che viene suddivisa in 81 macrovoci di spesa per acquisto di beni e servizi, non può superare la soglia massima di 4.021 miliardi. Parliamo ovviamente di euro. Poi abbiamo i vincoli di finanza pubblica e quindi c'è il rispetto del vigente saldo finale di competenza disciplinato dai commi 710 e seguenti della legge di stabilità 2016. Quindi per ora ci muoviamo all'interno di questo quadro normativo in attesa appunto del prossimo. Ad ogni modo ci riferiamo adesso per ora. Quindi impone inter alia agli enti locali il contenimento delle spese finanziate con avanzo o indebitamento. Impianto che verrà confermato con la prossima legge di bilancio che attua ed implementa la riformata legge 243 del 2012. Altro vincolo sono quelli legati ai contratti di servizio. Oltre il 70% della spesa corrente nel 2016 era ingessata per finanziare i contratti di servizio. Si aggirano intorno ai 2 miliardi di euro, su cui si sta invertendo chiaramente la tendenza, ma i primi effetti andranno a regime gradualmente nel corso del prossimo triennio. Poi vi è una contrazione dei trasferimenti statali e regionali. Di questa contrazione, provenienti da altri livelli di governo, abbiamo già detto e ribadisco qui, al netto delle riduzioni dei fondi una tantum, che tali riduzioni ammontano quindi normalizzate a 40 milioni rispetto al 2016. Questo per quanto concerne appunto i vincoli. Ragionando in termini di quelle che sono le delibere propedeutiche e che quindi rispecchiano anche alcune delle voci contenute nel bilancio, possiamo ricordare quella già contestualizzata della riduzione della Tari dell'1,59%. C'è stato poi un impegno di questa amministrazione in questa fase di mantenere invariato il prospetto delle tariffe ad esclusione dell'introduzione del biglietto nell'area archeologica appena aperta del Circo Massimo. Chiaramente anche questo aspetto delle tariffe, del piano tariffe, vede un momento importante di studio e di analisi per verificare l'adeguatezza di alcune delle tariffe che sono inserite all'interno del piano. Per quanto concerne invece l'aspetto delle entrate correnti, va considerato che il bilancio di previsione va normalizzato rispetto alle entrate non ripetitive, ovvero a quelle risorse disponibili una tantum e che non saranno presenti negli anni successivi, nonché in considerazione del fatto che alcune tipologie di spesa potranno essere inserite in bilancio soltanto nel momento in cui sarà certa la relativa entrata. Si tratta in particolare dei fondi trasferiti nel 2016 per lo svolgimento del referendum, quindi parliamo di 31,3 milioni di euro, o per il giubileo di 57,2 milioni di euro. Stessa premessa va fatta ovviamente per le spese, che vanno quindi normalizzate rispetto alle poste una tantum, la cui destinazione è comunque vincolata. Specifiche misure che si stanno attivando riguardano, per cominciare, il contrasto all'evasione per la quale tutti gli enti locali sono chiamati a collaborare, e in questa attività di collaborazione e di concertazione con l'amministrazione finanziaria possono recuperare il 100%, almeno per il prossimo anno, di quanto accertato. Vi è poi un processo di internalizzazione della Tari, quindi a seguito appunto di modifiche normative anche l'amministrazione di Roma Capitale è tenuta a procedere in tal senso, e ci aspettiamo che tale attività di internalizzazione produca anche una maggiore efficienza, facendo coincidere interessi appunto all'interno della stessa amministrazione.
Vi è poi un'attività che andrà sicuramente fatta ed espressa in più sedi, anche in sede di commissione, di rimodulare altre tariffe. Vi sono poi delle poste di entrata che non sono mai state o sono state oggetto di scarsa attenzione negli ultimi anni, ad esempio tutte le voci che riguardano gli accertamenti per cavodotti. Su questo sarà importante sensibilizzare le strutture territoriali e gli uffici. Anche la tassa di soggiorno è un altro elemento sul quale occorre migliorare e quindi recuperare risorse anche da essa. Vi sono quindi le affrancazioni e su questo è importante accelerare tutte le pratiche inevase, che con questi ritmi potrebbero richiedere diversi anni, oltre all'evidente rischio di prescrizione. Vi è poi un'attività che occorre portare avanti e potenziare sempre più, riguardante le pratiche dei condoni. Anche qui vi è l'intenzione di semplificare le procedure per poter recuperare risorse in maniera sempre più attenta e utile per le casse dell'amministrazione. Sul lato della spesa invece, contenuto sempre anche nel documento unico di programmazione, è la parte relativa alla razionalizzazione della spesa. I risparmi più rilevanti derivano dalla spesa per i servizi istituzionali generali e di gestione. Si tratta dei costi della macchina amministrativa, che vengono diminuiti attraverso una serie di azioni positive che produrranno efficientamento e riduzione degli sprechi. Tra queste iniziative si segnalano la riduzione dei costi delle utenze, che possono arrivare appunto su un arco temporale abbastanza adeguato o comunque importante, di circa 12 milioni, da conseguire ad esempio attraverso la centrale unica degli acquisti e la centralizzazione dei contratti. Vi è anche un'attività necessaria e indispensabile legata al decentramento delle spese di gestione del patrimonio e anche le minori spese per il funzionamento degli organi istituzionali, inclusa la riduzione dei fitti passivi. Questa è un'attività molto importante perché riguarda la capacità di questa amministrazione di utilizzare in maniera efficace tutti gli immobili, anche in termini direzionali. Senza entrare nel dettaglio delle singole voci di spesa contenute nel documento, che è stato messo a disposizione di tutti ed è disponibile dal momento in cui è stata eseguita l'adozione del progetto di bilancio, vorrei indicare alcuni interventi ulteriori per la razionalizzazione della spesa da mettere in campo. Un esempio è la riduzione dei centri di committenza, quindi creare dei centri unici di committenza con dei punti di approdo all'interno di ogni singolo municipio, e quindi questo vuol dire anche gestire al meglio i processi di spesa. Un altro intervento è certamente quella dell'attività di monitoraggio trimestrale, quindi presidiare questa attività sia sulle entrate che sulle uscite. Nella stessa direzione occorre anche dotare l'amministrazione di risorse e strumenti. Da questo punto di vista riteniamo che l'amministrazione già dispone di strumenti, che sono appunto le sue aziende, e quindi si cercherà di creare maggiori sinergie con le stesse al fine di recuperare margini di efficienza e risorse per l'amministrazione. Sia sul fronte delle entrate che delle uscite, queste misure cominceranno a produrre effetti positivi, noi ci auspichiamo e riteniamo sia possibile, già nel corso del prossimo anno, che potranno essere quindi recepite in bilancio e destinati per adeguare alcuni stanziamenti, nonché per ulteriori azioni in aree di interesse strategiche non solo per l'amministrazione,
ma a cominciare per i cittadini e per tutta la città. Sul fronte territoriale, quindi quello dei municipi, nel 2016 sono state necessarie diverse variazioni urgenti, variazioni che voi tutti ben conoscete. Parliamo appunto di variazioni di circa 202 milioni di euro complessivi che sono stati necessari per adeguare gli stanziamenti alle esigenze dei territori, per garantire la copertura di servizi indispensabili, la cui erogazione era a rischio di interruzione. Solo per fare un esempio, nel settore del sociale sono state necessarie due variazioni in corso d'anno a distanza ravvicinata, 30 settembre e 28 ottobre, per correggere stanziamenti insufficienti per servizi sociali di competenza municipale per un valore di circa 18 milioni di euro. Per l'anno che viene, il 2017, si è deciso quindi di riconoscere ai municipi la totalità degli stanziamenti che si sono resi necessari nel corso del 2016 per soddisfare le esigenze della spesa corrente ed in particolare le spese sui servizi sociali. Quindi un totale di 230 milioni di euro, ben 28 milioni in più rispetto a quanto stanziato nel bilancio previsionale della precedente amministrazione. Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati previsti per il 2017 10 milioni di euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, ripartiti sulla base della superficie stradale di competenza dei singoli municipi, come risultante dal piano esecutivo di gestione. In merito al piano triennale degli investimenti, e quindi passando dal punto dall'altro lato del bilancio, allora abbiamo un piano di investimenti 2017-2019 che, come richiamato prima, in base ai vincoli che bisogna rispettare e che sono ben presenti a tutti, sono stati stanziati circa 481 milioni di euro per tutto l'intero triennio. È stato sviluppato nel rispetto dei vincoli finanziari, privilegiando l'inserimento degli interventi che sono oggetto di finanziamento da parte di altre amministrazioni o di soggetti privati e che devono essere avviati nel corso del triennio, preso in considerazione l'assicurazione della prosecuzione di tutte quelle grandi opere infrastrutturali pluriennali già presenti, come ad esempio la linea C della metropolitana, per la quale intervengono in veste di finanziatori lo Stato, la Regione Lazio, oltre a Roma Capitale. L'individuazione, insieme alle strutture del Campidoglio, della scala di priorità degli interventi in relazione alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e alla capacità di realizzazione concreta degli stessi. Questi sono stati i principi che hanno portato la Giunta a definire il piano degli investimenti, nei limiti appunto del rispetto di quelli che sono i vincoli dei saldi di finanza pubblica e delle risorse disponibili da parte dell'amministrazione. La voce di gran lunga più consistente riguarda il trasporto pubblico locale, per il quale vengono stanziati oltre 366 milioni di euro. Seguono i servizi istituzionali generali e di gestione per 38,7 milioni di euro e l'istruzione e il diritto allo studio per oltre 28 milioni. Si aggiungono poi 18,3 milioni di euro da destinare direttamente alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio storico e culturale della capitale, per i quali l'amministrazione conta di sviluppare anche ulteriori partnership con soggetti pubblici e privati che possano contribuire ulteriormente
alla loro salvaguardia. Vi preannuncio che, insieme alla Giunta, stiamo valutando la possibilità di inserire stanziamenti per realizzare corsie preferenziali di cui c'è bisogno per fluidificare il traffico cittadino, assieme anche all'esigenza di piste ciclabili. Calcolando anche i fondi pluriennali vincolati, si arriva quindi in toto a circa 730 milioni di investimenti per il prossimo triennio. A tanto ammontano quindi le risorse che andranno a beneficio dell'economia reale della città. Riguardo al tema tanto dibattuto dei debiti fuori bilancio, nel 2016 si potrà procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio ereditati dalle precedenti amministrazioni a seguito di una concessione di spazi finanziari da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 137 milioni di euro, oltre a 40 milioni, e questo mi preme ricordarlo, oltre 40 milioni di euro che derivano dal saldo di competenza 2016. Quindi abbiamo una disponibilità di oltre 170 milioni di euro. Naturalmente si darà priorità ai debiti per i quali esiste copertura finanziaria al Fondo Passività Potenziali e per i quali l'istruttoria è in una fase tale da consentire la sottoposizione all'Assemblea Capitolina entro la fine dell'anno di tali importi per il loro riconoscimento. In sintesi, stiamo mettendo in campo molte azioni per dare respiro alla città già a partire da oggi ed essere in grado quindi di caratterizzare maggiormente il prossimo bilancio. Il vero cambio di passo lo vedremo nel corso dell'anno, anche grazie alla risposta che verrà dai territori. Grazie.